milioni di euro appunto all'Emilia Romagna, 1 miliardo di euro verrà tagliato ai nostri comuni. Così come lo Stato italiano non si dimentica che quando c'è da bruciare dei rifiuti di Napoli e del Sud verranno portati all'interno dei nostri inceneritori emiliani e lombardi. Voglio ringraziare anche il gruppo del Parlamento della Lega Nord che sta facendo una battaglia proprio per bloccare quello che sta facendo Renzi, bloccare l'articolo 35 dello Sblocca Italia che consegnerà ai nostri inceneritori i rifiuti di Napoli se appunto non ci opporremo. Noi ci opporremo, faremo presidi contro questa causa perché è una causa appunto di civiltà. Facciamo tanto per fare raccolte differenziate, per tenere le tasse basse e poi qualcuno a Roma decide appunto per noi. Così come lo Stato non si dimentica di mandare clandestini, perché non sono migranti, sono clandestini all'interno dei nostri comuni. Ringrazio anche tutti i sindaci che sono qua dietro, che stanno svolgendo insieme a me appunto una battaglia di concetto e di difesa del nostro territorio. Considerate che Bondeno è un comune terremotato, siamo stati convocati dal prefetto di Ferrara, perché appunto Bondeno è sotto la provincia di Ferrara, e ci ha chiesto di accogliere degli immigrati clandestini all'interno dei nostri comuni. Io non andrò mai da un cittadino del mio comune terremotato, considerato che abbiamo ancora 1000 persone fuori di casa, a dire che verrà accolto un clandestino quando ancora queste persone vivono nei container, quando ancora queste persone aspettano la ricostruzione. E con questa linea di principio di difesa e di tutela dei diritti degli emiliano e romagnoli porteremo avanti questa campagna elettorale con serietà, con onestà e con un forte senso di motivazione. Vi ringrazio e vi auguro a tutti buona serata. Viva l'Emilia Romagna e viva la Lega Nord. Questa volta il Partito Democratico in Emilia Romagna ha trovato pane per i suoi denti. Grazie Alan Fabbri! Ed ora lasciamo la parola all'alfiere della Lega Nord nel comune di Genova per sentire direttamente da chi ha spalato il fango, da chi ha vissuto in prima persona i drammatici momenti, come sia possibile che una città meravigliosa e ricca di storia sia ormai da troppi anni in balia di una politica inefficiente e incapace. Salutiamo Edoardo Rixi e salutiamo Genova! Mandando un abbraccio a tutte quelle persone che in questo momento ancora stanno facendo i conti con i disastri. Grazie, oggi per noi genovesi è un giorno difficile, un giorno dove ancora molte attività stanno spalando il fango. La terza volta in 5 anni su Genova città, la quinta volta sulla regione Liguria dal 2010. Oggi ci sono persone che hanno investito tutto in quelle attività e che rischiano di non poter aprire perché aspettano ancora i soldi del 2011, che lo Stato, la Regione e il Comune non è stato in grado di erogargli, mentre sappiamo bene che altre persone prendono 40 euro al giorno non appena sbarcano in questo paese. Questa non è civiltà, questo è un suicidio di massa. In questi giorni in Regione Liguria viviamo altre emergenze, l'emergenza rifiuti come a Napoli, perché la sinistra non è stata in grado in questi anni di gestire la raccolta differenziata e così è intervenuta la magistratura, ha chiuso le discariche, ora c'è un problema sanitario a Genova, abbiamo i detriti dell'alluvione in strada e non abbiamo le discariche aperte, abbiamo un presidente che dopo tutti i danni che ha fatto in Liguria non dà neanche le deroghe. E allora noi chiediamo a gran voce ai lombardi, e so già che Maroni su questo ci sente molto bene, di dare una mano, perché il problema è che sulla protezione civile, sull'aiuto ai nostri fratelli bisogna essere tutti uniti. Ma bisogna ricordare loro, ricordare a noi genovesi, che siamo una città con un cuore grande ma un cervello piccolo, che a marzo ci saranno delle elezioni e che non si sa potrà tornare a votare.
dopo 30 anni la stessa gente, e non si potrà più tacere sul fatto che si sono intascati i soldi degli alluvionati, che non hanno fatto le opere, che non c'è un'opera fatta, che gli allarmi che hanno messo hanno suonato un'ora dopo che era andata via l'acqua dell'alluvione, e che in questi giorni ci sono stati 22 sciacalli arrestati per le città che rubavano nei negozi. Secondo voi ce n'era uno italiano? No! Allora questa gente che viene in questo paese viene pagata con le nostre tasse e si fa beffa di noi, delle nostre disgrazie? Non va bene questo Stato. L'unica emergenza che è funzionata è quella stata dei campi Rom, che già qualche ora dopo l'alluvione erano tutti alloggiati a spese del comune nelle scuole, mentre abbiamo gente che ha fatto 2 giorni in macchina e ancora oggi cittadini genovesi che hanno la casa coi sigilli dal 2011. Questo è uno scandalo. Io ringrazio la Lega per quello che ha fatto a Roma, per le parole che ha detto Matteo sul nostro sindaco e per quello che farà e sta facendo Regione Lombardia per Genova. Devo però lanciare un appello da questa piazza e dire a tutti che in questo momento bisogna pensare alla propria gente, ai propri comuni e non agli interessi del proprio partito. Cacciamo via il Partito Democratico, perché Renzi è corresponsabile del disastro del Bisagno quanto lo è Burlando, quanto lo sono stati i nostri sindaci. Grazie. Mandiamo ancora un grosso abbraccio a Genova. Facciamoci sentire. Ed ora dal Parlamento europeo a battagliare contro la burocrazia europea, Mario Borghezio! Cari amici, oggi nasce una Lega più grande, una Lega immensa, una Lega che non ha confini né politici né geografici, con tutti quelli che, come noi, vogliono difendere questo popolo, questo paese ridotto a una non-nazione. Vogliono difendere dall'invasione, anzitutto, da un governo che non sa nemmeno chi ha fatto entrare. Vergogna, non li hanno nemmeno identificati, ci hanno fatti invadere e per questo meritano solo, senza insulti, come mi hanno raccomandato, ma chi tradisce il proprio popolo è un traditore, è un giudizio politico, non è un insulto. Ma nel 15-18, quando abbiamo difeso le nostre frontiere e c'erano i veneti, i piemontesi, i lombardi, i genovesi, ma c'erano anche i fanti venuti dalla Calabria, dalla Sicilia o da Roma, come oggi tanta gente venuta da queste regioni ha sfilato con noi. E io li voglio salutare e ringraziare, vi devo ringraziare, vi ho visti a Roma, no, questa volta solo da Roma ne ha portati 1000, beh, la storia che torna in senso contrario, sono venuti 1000 perché hanno sentito che qui oggi si difendono i confini, caro Alfano, caro Renzi, i traditori del paese. Qui oggi noi difendiamo il Nord, ma difendiamo anche l'Italia. Coraggio, questa è la piazza del popolo, di tutti i patrioti. Coraggio, fino alla vittoria. Oggi nasce la Grande Lega, la Grande Lega, la Grande Lega. Grazie, grazie Mario. Ed ora è di recente stato nominato responsabile del Dipartimento Immigrazione della Lega Nord. Uno che di immigrazione se ne intende, uno che da 20 anni è militante della Lega, uno che in Italia è arrivato con i documenti, con un permesso valido, uno che ha accettato il rispetto delle nostre regole e il nostro paese l'ha ricambiato. L'esempio di come vogliamo l'immigrazione,
Tony Ivabi. Benvenuti a tutti, grazie a tutti i leghisti, questa è la Lega di Salvini che ha superato la sua maturità politica, l'orgoglio leghista. Questa è la Lega che difende la legalità, la Lega che sa trasformarsi. La Lega che sa ciò che il popolo vuole attraverso l'ascolto. La Lega che sempre è sempre presente vicino al popolo. La Lega che ha la coscienza pulita. Sì, la Lega che sa dire no alla politica di austerity, la Lega contro l'euro assassino, la Lega che ama la cultura e la tradizione del suo popolo, la Lega che ama il suo territorio, la Lega che lotta per i diritti civili, sociali e libertà di un popolo. La Lega che chiede a voce alta da sempre più lavoro e equità fiscale. Sì. Chi si identifica con questa Lega, con la sua politica, è cosciente e responsabile. In questo paese ormai ci sono molti leghisti che non sanno di esserlo. È evidente. Sì. È evidente che non ci sentiamo più rappresentati dalla politica di questo governo, fatta da burocrati e parassiti che stanno uccidendo la nostra società, la nostra civiltà e nostra speranza. Un governo che non sa che la vera ricchezza di ogni nazione è il benessere del suo popolo, ma con l'interesse del nostro benessere se ne fregano, nemmeno ancora dei nostri beni stanno derubando tutti. Un governo che ha dimenticato di avere un popolo. Un governo che non ha il minimo rispetto per il suo popolo, castigandoli sistematicamente. Un governo che vuole sostituire il popolo con altri popoli in modo illecito. Questo è un governo che sta creando un mostro sociale pronto a spingere ad una guerra tra i poveri attraverso progetti Mare Nostrum. Un governo che non sa difendere il suo popolo e integrità nazionale. È un governo che applica l'ingiustizia economica. Per questo siamo tutti qui oggi, per dire e dimostrare che l'operazione Mare Nostrum è la più grande idiozia mai compiuta nella storia di un paese civile. È un momento in cui il popolo ha molto bisogno di sostegno economico, di comprensione, di protezione e libertà, e non di essere castigato da proprio governo. La Lega, attraverso l'assessorato all'immigrazione della regione Lombardia e con i finanziamenti europei, ha compiuto diverse azioni in campi sociali e di integrazione a favore degli immigrati regolari. Quindi quello in atto oggi è la schiavitù moderna
230 anni fa andavano a prelevare in loco con la fossa contro la loro volontà. Oggi invece dal governo attirati, tratti con l'inganno senza garanzia per il loro futuro né un futuro per i nostri figli. Siamo qui oggi per ribadire con chiarezza che l'operazione Mare Nostrum, o cosa altro vogliono chiamarlo domani, è un'azione di razzismo mascherato dei massimi responsabili di un paese civile nei confronti del suo popolo e nel nome di una solidarietà falsa, dimostrando così profonde incapacità. Siamo qui oggi per dimostrare che l'operazione Mare Nostrum è un'azione di mancanza di rispetto nei confronti degli stessi immigrati, in quanto vengono tratti con l'inganno sapendo di non poterli garantire il futuro. Siamo qui oggi per confermare che la clandestinità deve essere un reato, è un reato in tutto il mondo, tranne questo paese strano. La clandestinità non va a confondere con l'immigrazione regolare. Siamo qui oggi per ricordare che il paese ha tanto bisogno di crescita occupazionale e di stabilità vera, e che il popolo ha bisogno di un governo attento alle loro esigenze, un governo che sappia rispettare e tutelarli. Siamo qui oggi per ricordarli che l'integrazione parte dal lavoro e che questo paese ormai dimostra di non avere più nulla da offrire in termini di prospettiva occupazionale. Sì. Siamo qui oggi per ribadire che l'integrazione è un dovere, non un diritto. Siamo qui per ricordare al governo Renzi che quando l'ospitante in sofferenza, i suoi ospiti soffrono di più. Quindi prima pensi agli italiani. Okay. Siamo qui per chiedere a Renzi e ad Alfano, a voce alta, con determinazione, di bloccare da subito questa operazione Mare Nostrum indegna di un paese civile. Basta razzismo mascherato che penalizza i cittadini italiani esasperati e gli immigrati regolari ed integrati. Sì, sto finendo. Una delle tante soluzioni attuabili si chiama aiutiamoli a casa loro. Aiutiamoli a casa loro non è uno slogan, ma una frase demagogica politica come può sembrare. La Lega ha pensato bene il peso e il significato vero dell'intento. Aiutiamoli a casa loro vuol dire favorire lo sviluppo di quell'area geografica del mondo, quindi la creazione di nuovi posti di lavoro reciprocamente. Aiutiamoli a casa loro vuol dire coltivare l'amicizia globale tra i popoli, quindi una vera solidarietà duratura nel rispetto reciproco. Aiutiamoli a casa loro vuol dire ridurre le cause dei conflitti tra i popoli, quindi una ridistribuzione equa delle risorse naturali dei luoghi. E infine, aiutiamoli a casa loro vuol dire democratizzazione del mondo nel rispetto reciproco, in modo civile e condiviso. Quindi concludo ribadendo che l'operazione Mare Nostrum non porterà mai nulla di positivo. La clandestinità è un reato, deve essere un reato, è un reato. Anzi, quindi concludo, questa operazione serve solo a demolire questo paese, che invece ha urgente bisogno di stabilità e lavoro.
Grazie Lega, grazie Salvini, grazie a tutti quanti, grazie a tutti. Ed ora, visto che una manifestazione non è tale se non si perde qualcuno, la signora Rondina Lara, guardando il palco, venga verso la fronte del palco alla sinistra, che la stanno aspettando. Per ribadire con forza che qua non c'è razzismo, abbiamo il piacere di ospitare sul palco con noi oggi una persona, una giornalista, ma soprattutto una donna che attraverso la politica ci insegna che l'immigrazione va presa con le pinze, soprattutto se viene da zone dove le donne sono ancora considerate come oggetti di proprietà e non come persone. È qui con noi per dimostrare che ci sono stranieri e stranieri, l'onorevole Swat Sbai. Buonasera, buonasera Milano, buonasera Matteo, buonasera a tutti, buonasera a tutte le donne che sono qui presenti, un applauso a tutte le donne, dai, più forte le donne, alziamo la voce contro il califfato che avanza, contro l'estremismo che avanza, contro tutte quelle moschee fatete che hanno segregato tutte le donne e vogliono segregare tutte le donne italiane. Basta, basta con quel velo che umilia le donne, basta con quel velo che qualcuno ha detto che è un diritto di civiltà. Io li lo farei mettere a loro, a quelle donne, a quelle donne che hanno portato nel nostro paese solo drammi, infibulazione, estremismo che avanza, e lo dico al sindaco di Milano che vuole costruire altra moschea. Dobbiamo, donne, fischiate anche voi contro questo, con questa avanzata di califfato, contro l'estremismo che ha massacrato l'Italia, che abbiamo abbassato la testa. Oggi alziamo questa testa, Matteo. Insieme a Matteo alziamo questa testa contro questo califfato, contro questo estremismo nelle moschee fai da te, che ormai sono un cancro per la civiltà, per tutta la civiltà. Brava. Qualcuno ci chiama razzisti? Ce ne facciamo una ragione. Smettiamola con quel buonismo, buonismo falso, che a tutte le immigrate che arrivano, centinaia di giovani italiani che sono andati all'estero a lavare i piatti. Matteo, questi ragazzi devono tornare in Italia e rimpiazzare tutti quegli immigrati che hanno fatto entrare senza diritto. Smettiamola, Pisapia si deve vergognare. Ancora più forte, bravo Salvini. Ci sono 1400 moschee nascoste, dicono che non ci sono estremisti, non ci sono terroristi. Stranamente sono andati tutti in Siria a combattere, da qui partiti, da Milano. Vergogna. Continuiamo a dire donne, non metteremo mai quel velo che non ha nulla a che vedere con la libertà.
se lo mettono loro il velo. Tornano, chi vuole fare l'estremismo torna a casa, chi è integralista e terrorista deve tornare a casa a calci. Sì. Non lo posso dire, sono una donna. Donne, dobbiamo salvare donne e uomini, chiaro. Dietro ogni donna ci sono tanti bambini, donne, uomini. E tutti uomini e donne dobbiamo salvare questo paese da questa avanzata. Insieme, tutta l'Europa. Io sono per salvare questo paese anche con la Russia, insieme alla Russia, che hanno voluto mettere a parte, loro sì, sanno combattere l'estremismo e solo insieme a loro possiamo farcela e la dobbiamo fare tutti quanti. Basta il silenzio, basta l'omertà. Basta, dobbiamo alzare la testa, tutti quanti, alziamo la testa e diciamo no, no all'estremismo, no al burka in Italia, non al velo in Italia, no, noi non ci siamo ai ricatti, se devono vergognare loro a nascondere quelle donne massacrate e segregate. Ieri ho visto qualcuno girare in qualche moschea, sapete di chi parlo? Non è mai andata nei centri di accoglienza dove le donne soffrono, non è mai venuta nei loro funerali, donne straniere, si fanno belle e si mettono pure il velo, si sottomettono alle moschee, fai da te. Io dico grazie Milano stasera di aver dato questa possibilità di parlare a alta voce contro un estremismo e per la libertà. Grazie, grazie Matteo, grazie. Ti voglio bene. Fatemi un gruppo di donne poste. Grazie Suad. E adesso intanto sta continuando a entrare gente in piazza, voi non la vedete ma fate l'applauso a una piazza che è commovente. Grazie a chi viene da molto lontano e magari ci ha rimesso un pomeriggio con la famiglia, ma siamo qua per difendere il futuro dei nostri figli. E io ringrazio per il coraggio delle sue azioni, per il lavoro che fanno quotidianamente decine di migliaia di uomini delle forze dell'ordine. Io ringrazio il segretario generale del SAP, sindacato autonomo di polizia Gianni Tonelli, perché loro sono quelli che rischiano con Mare Nostrum grazie a quei geni di Renzi ed Alfano. Loro arrestano i delinquenti che poi ritrovano in strada il giorno dopo e a loro va tutta la nostra solidarietà. Grazie a Gianni e grazie a tutti gli uomini delle forze dell'ordine che difendono questo povero paese. Grazie a te Matteo, grazie di questa opportunità. Non è facile trovare una sensibilità e il coraggio di schierarsi a nostro favore. Quando c'è da dare addosso un poliziotto, il partito dell'antipolizia prende coraggio e solo pochi hanno il coraggio di difenderci. Grazie Matteo, grazie di questa opportunità. Carissimo Presidente Renzi, vorrei dirti due parole oggi da servitore di questo Paese. Prima di procedere con alcune considerazioni su questa manifestazione e sul suo tema, Mare Nostrum, vorrei sottolinearti che io e tutti coloro che hanno aderito a questa manifestazione sono brave persone che conoscono e praticano il concetto di laica solidarietà e di carità cristiana. Non ci sono pregiudizi o egoismi, ma come sa, la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni.
E se continuiamo sul percorso intrapreso, finiremo con il rottamare, non il vecchio, ma il nostro paese. Dobbiamo ammainare le bandiere del pregiudizio ideologico e dismettere gli occhiali con lenti polarizzate per analizzare la realtà e i problemi per quello che sono. Bisogna rispolverare la bussola del buonsenso. Da poliziotto dico che non ha senso mandare i miei colleghi a mani nude a soccorrere e gestire immigrati e clandestini, come è successo anche questa settimana in Liguria, o come succede tutti i giorni sulle strade del nostro paese. Se non si ha rispetto per i miei colleghi, almeno si pensi che un poliziotto ammalato è una risorsa perduta, è un costo per la collettività che qualcuno dovrebbe risarcire, vista la stupidità di base, alla base del danno cagionato. I miei colleghi vengono ogni giorno, vengono contagiati da tubercolosi e scabbia anche a distanza di 1000 chilometri dai punti di sbarco a causa della mancanza di una cintura sanitaria per loro e per i cittadini. È buon senso questo? È buon senso consentire agli stranieri che non siano almeno nei primi giorni sottoposti ad alcuni limiti e in conseguenza di ciò siano liberi di uscire dalle strutture in cui sono ricoverati e interagire liberamente con la comunità del nostro paese? È buon senso non disporre che siano tenuti a sottoporsi a fotosegnalamento, accertamenti medici e cure mediche? Dovremmo in questo modo garantirci solo il profilo sanitario o è una protesa disdicevole? Le mafie brindano perché nelle zone di sbarco le questure sono ingolfate da operazioni collegate alle operazioni degli sbarcati. I tagli agli organici e la mancanza di coraggio nel promuovere una vera riforma dell'apparato sicurezza ci debilita ancor più. 7 forze di polizia sono un carrozzone che le buste paga dei miei colleghi e le tasche delle famiglie e delle imprese non possono più sopportare. Solo nella Polizia di Stato mancano 18.000 poliziotti, 40.000 in tutte le forze di polizia. In questo contesto la situazione, la gestione degli immigrati ci espone ogni oltremodo. Come tutti voi ben sapete, purtroppo in questo paese strano, ogni asino che raglia ci porta alla sbarra. E nella situazione in questione la nostra condizione, vi assicuro, è veramente precaria. La percentuale di concessione dello status di rifugiato è la più alta d'Europa, 60-70%, mentre gli altri paesi vanno dal 20 al 40. È forse di buon senso questo? Gli stranieri vengono in Italia da altri paesi europei a richiedere un permesso e addirittura, pensate, prenotano preventivamente l'albergo dove sanno che la polizia li ospiterà. Lo abbiamo verificato a Gorizia e da altre parti. Il ministro Alfano assicura che nessun immigrato porterà via il lavoro ai nostri giovani, soprattutto al sud. Quindi i nostri giovani lavoreranno per mantenere gli ospiti? Oppure li condanneremo alla necessità e quindi al crimine? Da un ministro dell'interno mi aspettavo un'altra soluzione, ma ce ne faremo una ragione, parlando di buonsenso. È secondo voi di buonsenso dispensare una speranza in un continente martoriato dalle guerre, dalle carestie, dalla disperazione? O dobbiamo aiutarli nelle loro terre? Quest'anno abbiamo decuplicato il fenomeno, arrivando a 150.000 sbarchi. Se la speranza condurrà sulle nostre coste 500.000 persone o 1 milione di disperati, cosa faremo? Nessuno pensa a un filo spinato nel Mediterraneo, ma non possiamo neppure innescare esodi biblici perché non saremo nella condizione di sopportare
l'urto sotto tutti i profili, da quello economico a quello socioculturale. Presidente Renzi, dobbiamo rottamare la stupidità e seminare nel campo del buonsenso. Meglio un comitato di massaie che è un collegio di tromboni prezzolati. I poliziotti chiedono rispetto per la loro dignità. Da un mese lei e i suoi ministri avete assicurato in televisione, nei giornali, su Twitter e su Facebook che la discriminazione del tetto salariale a danno degli operatori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico sarebbe stato eliminato con la legge di stabilità. Il testo che abbiamo in mano ci dice chiaramente il contrario. Ci avete chiaramente fatto intendere precedentemente che saremmo ritornati alla normalità, alla situazione preesistente. Serviva 10, ci avete dato 5 e ci avete fregato 20 dietro le spalle. Questo non è corretto, è inaccettabile, ma so cosa potremo fare, non lo so. Siatene certi però che la responsabilità politica di questo riusciremo a farvela assumere. Siamo osservatori, servitori di questo paese, non servi, e chiediamo solo rispetto. Grazie Matteo, grazie a tutti i miei colleghi che oggi hanno fatto il proprio lavoro per fare quello che in un contesto democratico si deve fare, tutelare le persone che vogliono manifestare pacificamente e senza armi. Grazie, grazie a tutti, grazie Matteo. Fate sentire a chi sta facendo la diretta radio e TV quanta gente c'è in questa piazza! E questo applauso lo dedichiamo a colui che ha iniziato tutto e che ci ha portato fino a qua, a Umberto Bossi! Grazie, grazie. Quando facevo la Bossi Fini, la debolissima legge che in un qualche modo difende il paese, cioè io capivo che la sinistra voleva l'immigrazione, era passata la globalizzazione, voluta anche dalla sinistra, e quindi c'era la possibilità, visto che passavano le merci, di far passare anche le persone, quindi magari di sostituire quelle persone, quegli uomini, quei popoli che non avrebbero mai voluto la sinistra, il governo del paese, con nuove persone, disperati, che oppressi dai bisogni che potevano essere tirati facilmente dalla loro parte, da parte della sinistra. Sapevo questo, sapevo anche che l'Africa non è un piccolo paese, che l'errore che fanno in molti anche in Parlamento. L'Africa è un vero continente con miliardi di persone. Se venissero qui dovremmo scappare noi, non ci staremmo. Sapevo anche che stava avanzando una crisi economica e non avremmo avuto la possibilità di, diciamo, integrare questa persona, perché l'integrazione, l'ha detto bene prima Tony, diciamo l'immigrato africano che ha parlato prima, l'integrazione nasce se c'è il lavoro, se non c'è il lavoro non è possibile integrare le persone, e quindi non potevamo non fare una legge che, certo, tenendo d'occhio quello che viene considerato il paese, il più grande paese democratico dell'Occidente, l'America, che ha leggi sull'immigrazione particolarmente dure ed efficaci. Quindi siamo partiti da lì. Però io già allora immaginavo che sarebbe finita così.
sarebbe finito con la sinistra tesa a difendere i loro prossimi voti, sperano loro. E diciamo la gente che diceva stop, è troppo, stop, non ce la facciamo, non ci sono posti di lavoro neppure per noi, mica possiamo dargli i nostri posti di lavoro, questo non è possibile. Quindi bisognava mandare un messaggio all'Africa e dire non possiamo accogliervi tutti, non c'è spazio, non c'è lavoro, non ce la facciamo. La Bossi-Fini nacque per quello. Magari imperfetta perché non la feci da solo, la fece assieme a un magistrato che mai ha mandato Fini, però quello, questi problemi non li vedeva, non li vedeva questi problemi, come capita a molti magistrati, era cieco, portava gli occhiali scuri, non vedeva bene, e era cieco per ideologia, noi non avevamo l'ideologia, sapevamo che dovevamo davvero aiutare l'Africa a casa sua, e questa è l'unica cosa di cui mi lamento, di non essere stato capace fino adesso di attivare un'azione al di fuori del governo italiano che riuscisse a mettere in rapporto i paesi africani, soprattutto non sono tutti poveri, disgrati, spiantati, ci sono certi che hanno ottime materie prime con cui si potrebbe fare degli accordi economici, dandogli magari la prima fase della lavorazione in questi paesi e per garantire a noi la seconda e la terza fase di lavorazione. Sarebbe utile anche per noi. Questo mi sembrava avesse un senso. Adesso nella Lega c'è un console, è entrato un console di un paese africano. Io spero che si possa mandare a fare un giro in Africa a vedere cosa si può fare per aiutare e per aiutarci. Perché non è tutto negativo, può essere anche positivo per le nostre imprese, per la nostra economia. Dobbiamo muoverci. Se ci si siede a un tavolo e si guarda il bene del paese, si trova l'accordo, si riesce a mettere giù dei progetti che non siano progetti puramente e semplicemente di invasione, ma progetti utili ai paesi, ai popoli africani che sono abbandonati da Dio. Oggi poi con l'Ebola, sentivo l'altro giorno proprio Strada che diceva, cioè, aspettiamo medici, vengono i medici, fate venire i medici che vogliono venire ad aiutarci, perché ci mancano e qui le infezioni dilagano e non c'è nessuno che ci mette mano. Questo sicuramente è un fatto che non si può lasciare sordi, perché poi se non risolviamo i problemi a casa loro di questa gente sicuramente ci invadono. La vera difesa non è Mare Nostrum, la vera difesa è fare degli accordi economici che non necessariamente, non deve voler dire che gli diamo i soldi, no, serve proprio a non far partire niente, ma fare degli accordi per cui certe materie prime che non abbiamo ci arrivano. Noi gli diamo una prima fase della lavorazione industriale e un vantaggio reciproco, questi sono i veri vantaggi utili, che funzionano, che durano. Questa è la cosa secondo me da fare, altrimenti sono tutte chiacchiere. Certo, abbiamo la sinistra che spera di ottenere i voti da questa gente, no? Questo è una cosa che non va bene, non dobbiamo battere quella strada, dobbiamo dire tutti i popoli vanno aiutati, certo nel limite del possibile, però si può. E forse si deve, questa è l'unica cosa che mi sono pentito di non aver ancora fatto, ma alla fine ci arriveremo, perché la Lega non ha nessuna intenzione di restare ferma all'opposizione, a subire le scelte di questo governo. Noi vogliamo vincere le prossime elezioni, punto, per avere in mano quelle leve che ti permettono di fare le cose. Abbiamo un po' di progetti fermi a metà,
abbiamo bisogno delle leve del governo del paese. E lì arriva, se occorre vincere le elezioni, le vinceremo, ci sono balle. Nonostante oggi la sinistra, certo, utilizza tutte le armi democratiche, no, a sua disposizione per combattere gli avversari. Bene, adesso siamo sotto, la prossima settimana arriva la legge di stabilità in Parlamento. Una stupidaggine, perché in realtà crea instabilità, dove Renzi fa appello a un mio disegno di legge che è fermo in Commissione Industria alla Camera sul TFR. Io l'avevo fatto valutando che avevano Prodi, la legge Prodi, Damiano Prodi, con i voti della sinistra avevano derubato le imprese, avevano portato via il TFR dalle imprese, con cui le imprese si autofinanziavano e quindi riuscivano a comprare i macchinari, a fare investimenti e a creare posti di lavoro. È stato un furto, una rapina, è stato un esproprio senza indennizzo, dice la magistratura, ha detto la magistratura contabile. Quindi voi dovete preparare, dobbiamo raccogliere le firme per un referendum popolare. In Italia non è la Svizzera, non è democratico, un paese così. E devo dire che non c'è il referendum propositivo, ma quello abrogativo ci va bene. Dobbiamo abrogare la legge Prodi, perché il TFR resti alle imprese. È inutile che il governo dice che vuol fare i posti di lavoro. I posti di lavoro si creano così, ridando il TFR alle imprese. Vogliono dare il TFR in busta paga, è una pia illusione. Le imprese fallirebbero, scapperebbero, perché le imprese non hanno la liquidità necessaria a mettere in busta paga dei lavoratori il TFR, che pure dei lavoratori. Vorrebbe dire la fine delle industrie. Dovremmo essere dei pazzi a volere la fine dell'industria. La sinistra per un attimo pensa, si è illusa, visto il suo odio per gli imprenditori, si è illusa di che ci potesse essere un futuro senza imprese. Non esiste futuro senza imprese, il futuro è con le nostre imprese. E quindi adesso vogliono dare in busta paga, vuol dire aumentare di scaglione, e l'IRV con le tasse porterebbero via, dando con la mano destra e con la mano sinistra, non a caso porterebbero via quello che danno con la destra. Quindi noi vogliamo che il sistema funzioni, che le imprese possano funzionare, dare posti di lavoro, creare il futuro. E quindi TFR in busta, non in busta, ma alle imprese, perché possa i lavoratori, intanto, se c'era le imprese, sicuro che potranno godere della buona uscita. Finché il TFR ce l'ha lo Stato, e c'è anche il rischio che un bel giorno le cose vadano male e lo Stato dà ordine alla magistratura di bocciare ogni richiesta di indennizzo. Se sarà invece l'imprenditore, è sicuro che se un lavoratore ricorre in tribunale, la buona uscita l'imprenditore gliela dà, gliela deve dare. Quindi il TFR per rilanciare le imprese, come era una volta, è cancellato da Prodi con i voti della sinistra. La sinistra non lo dice, perché la crisi sì, è a livello internazionale, è venuta dall'America, però la responsabilità del motivo perché non riusciamo a uscire dalla crisi nel nostro paese è legato, è colpa della sinistra, di Prodi e della sinistra, che hanno tolto il TFR alle imprese, mettendole alla mercé delle banche e quindi mettendole in ginocchio, rendendole impossibile di camminare.
di ripartire, chi è scappato, chi chiude. Noi vogliamo cambiare questa situazione drammatica. Ebbene, a giorni parte la raccolta firme. Vogliamo raccogliere le firme per un referendum abrogativo dell'infame legge Prodi votata dalla sinistra. E questi odiano gli imprenditori e quindi sono disposto a tutto. Se fallisco, ebbene, finalmente l'odiato nemico è morto, non c'è più. Errore. Però fallisce anche il paese, muore anche il paese. E soprattutto muore due volte se fai immigrazioni fortissime senza avere la possibilità di integrarle col lavoro. Quindi noi, bene, questa manifestazione vi ringrazio intanto che siete venuti in molto, perché questo vuol dire che tutti sentivano che le cose sono squilibrate e lo squilibrio non porta da nessuna parte. E se nelle prossime volte, quando si porrà il problema della libertà del nord e si porrà questo problema, questa piazza verremo non in 100.000, ma il progetto è 500.000 di persone. Poi vediamo se il sindaco di Milano fa fare la doppia manifestazione contro la Lega utilizzando i centri sociali. Noi non siamo d'accordo con questi sistemi. Vogliamo che tutti possano parlare, non opprimere, non aggredire. Non serve a niente, perché all'aggressione poi si risponde con l'aggressione, e questo non fa il bene del paese. Grazie, fratelli. Viva la Padania! Padania! Beh, la Lega piano piano si sta rimettendo in piedi. Adesso mi processano. Io le prove le ho in mano, non ho preso mezza lira, e quindi, ma noi non scappiamo, non ci inginocchiamo, siamo qui ancora, Gagliardi, non temiamo, processati per quel che abbiamo fatto, siamo onorati di rappresentarvi, fratelli padani, siamo tutti onorati, perché è un corpo vivo, dimostrate che la Lega è un corpo vivo, voi dimostrate che c'è bisogno di Lega, c'è bisogno di chi dice stop a scelte inconclude, a scelte sbagliate, stop al coraggio, vieni in piazza, non si nasconde, non mette le bombe, vieni in piazza a dire no, a parlare con voi. Grazie fratello, un abbraccio. Grazie. Padania! Più forte ragazzi! Padania! Di più! C'è un referendum in arrivo per la libertà di un popolo molto amico, è il Veneto. Veneto! Oh. Speriamo. Noi sappiamo, la Lega è a disposizione per aiutare. È la Lega che è amica di tutti i popoli europei che chiedono una nuova realtà attraverso la democrazia referendaria. Dobbiamo unirci con questi popoli. La prossima volta in questa piazza ci saranno i catalani, gli scozzesi, i veneti. Un abbraccio, fratello. Padania! Oh. Adesso viene Maroni che vi prega, vi parla della legge di stabilità. Ed ora un grande applauso, ringraziamo il presidente federale Umberto Bossi! Più forte! Ed ora accogliamo con un altro grande applauso il governatore di Regione Lombardia, Roberto Maroni!
Grazie amici. Ne ho viste tante di manifestazioni della Lega, tutte praticamente, ma una piazza Duomo così piena non l'avevo mai vista. Siamo forti! Parlo da ex ministro dell'Interno su un tema che conosco bene, il contrasto all'immigrazione clandestina. E da ex ministro dell'Interno devo dire che Mare Nostrum è veramente una schifezza. Mare Nostrum, ma lo dicono i dati, non è una cosa ideologica. E lo dico io nella mia esperienza. Mare Nostrum che cos'è? È un mezzo per farli venire, per aiutarli a venire, per incentivarli a venire. È un mezzo che alimenta l'immigrazione clandestina e infatti, dopo 10 mesi, continuano a venire, anche in mesi, quelli autunnali e quelli invernali, quando i flussi calano. Sono incentivati. Basta che partano dalle coste del Maghreb con un telefono satellitare, chiamano qualcuno qua e partiamo noi con le nostre navi immediatamente per andare a prenderli. È l'esatto contrario di quello che serve. Io ho avuto a che fare con un problema simile nel 2011. Ci siamo fatti un mazzo così e in 5 mesi il problema l'abbiamo risolto, perché invece di Mare Nostrum abbiamo fatto i respingimenti. Così si fa a risolvere il problema. Si va là e si impedisce che partano. Caro Renzi e caro Alfano, il risultato di Mare Nostrum è drammatico, altro che salvare vite umane. E lo dice un organo di stampa che non può essere accusato di essere filoleghista, il Guardian, un giornale inglese oggi. Sentite un po' che cosa dice, roba da far venire la pelle d'oca. Nel 2014 sono arrivati in Italia oltre 12.000 minori. Ebbene, 3.000 di questi, un quarto, oggi non si trovano più, sono spariti. E il Guardian dice che sono stati rapiti qui da noi. Ma è possibile una cosa del genere? Presidente Renzi, ministro Alfano, rapiti per giri di sfruttamento sessuale, per lavoro nero e per spaccio di droga. Questo è l'effetto dell'operazione Mare Nostrum. Vergogna, vergogna, governo italiano. E adesso parlo da governatore. I problemi che abbiamo sono tanti e questo governo non passa giorno senza che ci alimenta questi problemi. Da ultimo con i tagli che ha ipotizzato nella legge di stabilità. Tagliare i trasferimenti alle regioni vuol dire costringere le regioni virtuose, la Lombardia e il Veneto, a ridurre la spesa e a chiudere gli ospedali. Questo sta facendo il governo, questo vuole fare il governo. Oppure costringerci ad alzare i ticket o l'addizionale IRAP. Cosa che io non farò. Piuttosto dico a tutti i sindaci, stiamo pronti a fare la rivolta fiscale, ma qui non saranno aumentate le tasse. Concludo. Caro Renzi, caro Alfano, il vero crimine contro l'umanità non è respingere i clandestini, il vero crimine contro l'umanità è costringere le regioni virtuose a chiudere gli ospedali per pagare la diaria ai clandestini, e noi non lo accetteremo più. Grazie amici e viva la Grande Lega! Ancora un grande applauso per Roberto Maroni! Più forte! Ed ora passiamo al Veneto,
dopo lui, soltanto lui, Luca Zaia! Troppo buono. Grazie. Io penso che il vero ringraziamento debba essere fatto a Matteo e a tutti i militanti che hanno lavorato per questa magnifica manifestazione. Sicuramente abbiamo risparmiato un po' di lavoro alle questure, innanzitutto perché, e Roberto Maroni lo sa, quando noi andiamo a manifestare non distruggiamo le città. E poi è bene ricordare che almeno avranno al Ministero degli Interni, Roberto, un lavoro in meno da fare questa sera. Contarci, perché siamo talmente tanti che non sapranno più cosa dire domani sui giornali. E ve lo dice uno che ha fatto tutto il corteo, dall'ultimo militante fino al palco. Ma guardate, è difficile spiegare ai miei veneti, ai miei 200.000 disoccupati in Veneto, che 150.000 persone siano ospitate sui nostri territori e che qualcuno, con estrema ipocrisia, faccia passare l'idea che questa è un'operazione umanitaria. Questi disgraziati vengono lasciati nei territori nei quali non troveranno da lavorare, nei territori nei quali dovranno ovviamente organizzarsi in maniera autonoma. Io ringrazio i sindaci del Veneto, quei sindaci eroi che alle assemblee dei prefetti hanno detto no, arrangiati prefetto. E anche quelli lombardi che dopo aver visto i veneti hanno detto no prefetto. No. No, è un'operazione che non ci impone, ma è giusto che io e Roberto Maroni ricordiamo questi sindaci che sono dei veri e propri eroi. Noi non abbiamo un gran rapporto con i prefetti, però se i prefetti volessero un po' guadagnarsi la nostra simpatia avrebbero una soluzione: mandare a quel paese Roma e schierarsi con i veneti, con i lombardi. C'è un tema che voglio toccare. Prima una giornalista nel corteo mi ha detto: ma voi vi rendete conto che vi assumete la responsabilità politica di un allarmismo rispetto a Ebola? Beh, è bene ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 2 o 3 agosto di quest'anno ha dato una comunicazione certa e incontrovertibile. L'incubazione del virus va dai 2 ai 21 giorni, da Ebola si può anche guarire e se si guarisce per altri 28 giorni quel corpo porterà il virus. Allora se c'è qualcuno che ancora si diverte dall'alto del Ministero della Salute, dall'alto del Ministero degli Interni, a dire che non c'è nessun pericolo, penso che queste persone siano da condannare, perché Ebola è comunque in un paese civile una realtà che deve essere affrontata con obiettività. Il Veneto si è attrezzato per questo, però in Veneto noi diciamo basta immigrati, abbiamo già fatto la nostra parte, dei 5 milioni di veneti quasi 600.000 sono immigrati, che si sono integrati, che hanno un progetto di vita, che contribuiscono alla formazione del nostro prodotto interno lordo, ma che sono i primi a dirci questa non è immigrazione, questa non è integrazione, aiutiamoli a casa loro, da noi non c'è spazio. Un'ultima considerazione, anch'io come Roberto Maroni voglio sottolineare quella immonda porcheria che si chiama legge di stabilità. Si sta facendo passare l'idea
che la legge di stabilità, che una volta si chiamava finanziaria, è un bene per il Paese. Bene, noi che siamo una realtà virtuosa, che come la Lombardia conosciamo la buona amministrazione, che abbiamo delle regioni che sono prese come punti di riferimento, ci rifiutiamo di essere trattati come quelli che hanno 22.000 forestali contro i 400 del Veneto, ci rifiutiamo che il governo ci venga a dire che da noi, dove un pasto in ospedale costa 6,50 euro, lo dobbiamo trattare e tagliare quella cifra come dovrebbero fare quelli che lo pagano 60-80 euro quel pasto in ospedale. Questa è la Repubblica delle banane, non della legge di stabilità. In Veneto noi non abbiamo intenzione di aumentare le tasse, non le abbiamo mai applicate in questi 4 anni. E dimostreremo con i veneti che se Renzi continua su questa linea, scendiamo in piazza e occuperemo le piazze, perché a Veneto, a casa nostra, comandiamo ancora noi. Tant'è vero che non potendo, in un momento di disoccupazione e di difficoltà, dove si sono tolti la vita 140 imprenditori, che voglio ricordare, all'interno delle loro aziende, non possiamo accettare che il sacrificio di questi imprenditori, che non si sono suicidati al casinò o in vacanza, ma all'interno delle loro aziende, non possiamo accettare che la sindrome del Chihuahua che ha il governo Renzi di dichiarare guerra alla Russia la debba pagare la regione del Veneto e la regione Lombardia. Noi con questo scherzetto ci rimettiamo 591 milioni di euro in esportazioni. Ci hanno detto che bisogna fare così perché c'è l'Europa, perché c'è la NATO, ma allora qualcuno mi dovrebbe spiegare perché quando hanno bombardato la Libia la Germania ha detto arrangiatevi che noi abbiamo altro da fare. Chiudo ricordandovi che se c'è una cosa certa in Veneto è che noi abbiamo una stagione referendaria da inaugurare. Crediamo che indipendenza e autonomia siano veri temi, per cui vi aspetto tutti, spero che Matteo decida di organizzare una manifestazione come questa in Veneto, per far vedere che da noi la sinistra è ancora un concetto negativo, perché la sinistra è rosso come i semafori, la sinistra è rosso come pericolo, la sinistra è rosso come tutto quello che va negativamente. Grazie e buonasera a tutti. Un grande applauso per Luca Zaia. Ed ora uno che non ha bisogno di presentazioni. Signore e signori, Matteo Salvini! Mi speri che si offenderà nessuno se parlo più forte! Oh mia bella Madonna, che te berrine de lontà, tu t'adore piccinina, ti te domine mila. Sotto ti se vive la vita, se sta mai coi mani in mano, canta in tu lontan de Napoli se muore, ma poi vieni anche a Milano. Grazie! Siete tantissimi, 100.000, no, 101.000, alla faccia dei gufi di sinistra e degli sfigati dei centri sociali. Questa piazza è la piazza dei nostri figli.
Questa piazza è la piazza del futuro, è la piazza della pace, è la piazza dell'antirazzismo, è la piazza del volontariato, è la piazza della solidarietà vera che non ci guadagna milioni di euro sulla pelle degli immigrati clandestini e degli italiani. Questa piazza è la piazza della gente per bene, onesta e generosa. I ladri e i razzisti sono in altre piazze, non qua stasera. Dov'è la gloria? Questa piazza è anche la piazza di questa mamma e di questo papà che arrivano da Trento e di questa bimba di 4 mesi, perché se siamo qua, siamo qua per il suo futuro. Un futuro libero, un futuro orgoglioso, un futuro dignitoso. Non abbiamo paura di far vedere il sorriso dei nostri bambini. E preferisco questi bimbi a quelli costretti a cantare le canzoncine per Renzi da maestre che dovrebbero essere licenziate. Grazie ragazzi, siamo qua per voi. Ieri sera ho avuto la fortuna di parlare per 20 minuti con uno degli uomini di Stato per qualcuno più pericolosi, per me più lungimiranti di questo periodo storico, che è Vladimir Putin, il Vladimir giusto, come si dice a casa nostra. E qua c'è, per 30 secondi a portare il saluto a questa piazza, un rappresentante dell'ambasciata russa, accolto con calore perché la Russia è un'amica contro il terrorismo islamico e non è un pericolo e non è una nemica. Grazie, per me è un onore di eseguire il lavoro di un diplomatico, di portare un regalo a signor Salvini che ha lasciato Vladimir Putin dopo l'incontro che hanno avuto ieri. Prego. Che poco fa è stato in Russia e vuole instaurare un rapporto fondamentale fra Lega Nord e il partito nostro, diciamo russo, Russia Unita, e noi come parte russa appoggiamo tutte queste iniziative, che siano i rapporti interregionali o legami fra i vari partiti, perché sempre aggiungano farina dal proprio sacco per rafforzare i legami fra Russia e Italia. Grazie, a noi non piacciono le guerre, a noi piace la pace, a noi piace il dialogo, e a noi piacciono i prodotti di casa nostra, come le mele della Valtellina, che per colpa delle sanzioni economiche che i pirla di Bruxelles hanno preso e i pirla di Roma hanno sottoscritto, stanno andando al macero. Noi vogliamo mangiare i prodotti della nostra terra, non quello che arriva dall'altra parte del mondo. Se lo mangi Renzi, quello che arriva dall'altra parte del mondo. Noi vogliamo mangiare e bere i frutti del nostro lavoro, i frutti della nostra terra da Trento a Palermo, perché noi siamo per il lavoro della nostra gente. Permettetemi di correggere alcuni giornalisti che evidentemente o non sanno o fanno finta di non sapere. È giusto per dare nomi e cognomi. Ci sono i siti internet dei due principali quotidiani italiani, Corriere e Repubblica, Corriere.it e Repubblica.it, che bontà loro hanno dovuto riconoscere che la piazza è piena e chissà quanto gli pesa, ma hanno scritto che la piazza è piena perché la Lega oggi sta manifestando contro i migranti e contro gli stranieri. Palle, noi siamo qua perché siamo contro gli immigrati clandestini, punto. Noi non vogliamo i clandestini. In questa piazza ci sono padani, italiani, stranieri regolari. Chi lo salta un clandestino, Chi lo salta un clandestino, Chi lo salta un clandestino, No, però c'era qualcuno in passato, non so se abbiamo... Questa piazza in passato ha accolto qualcuno che ha la faccia della Lega Nord,
voleva abbracciare i fratelli Rom e i fratelli musulmani. Poi io sono per la libertà di abbraccio, ognuno è libero di abbracciare chi vuole. Abbracciatevi ragazzi, non... No, no. Vogliamo abbracciare quelli che vogliono pregare qualunque Dio e dire ai nostri fratelli musulmani che sono benvenuti in tutta Italia. Aiutaci a fermare l'invasione. E ognuno abbraccia chi ritiene di abbracciare. Io sono per la libertà di scelta e per la libertà di Vladimir e per la libertà di tutti. Ognuno fa quello che vuole nella vita. Basta che però si rispetti chi non la pensa come gli altri. Questa piazza è la piazza della civiltà, del futuro, del sorriso, della pace. A poche centinaia di metri di distanza c'erano alcune centinaia di balordi a volto coperto che stavano litigando con la polizia perché volevano menare le mani. In un paese civile le mani non le meni, e se le meni finisci in galera e non esci più. E se vai in piazza a volto coperto vai in galera e non esci più. Punto. Anche perché la solidarietà noi la facciamo. Noi da anni stiamo mandando tanti e tanti soldi per sviluppare tramite l'umanitaria padana la crescita di scuole e ospedali in Africa, senza riempirci la bocca di parole come qualche fenomeno che fa il generoso coi soldi degli altri, perché noi la generosità la pratichiamo tutti i giorni, in silenzio e con rispetto, perché Mare Nostrum è un'operazione schiavista e razzista. Questi vogliono portare qua persone disposte a vendere il proprio corpo e il proprio lavoro per 3 euro all'ora, magari a quelle cooperative rosse che noi speriamo di cacciare dall'Emilia, e che la Guardia di Finanza vada a controllare le cooperative false e non rompa le palle ai nostri artigiani, ai nostri imprenditori, ai nostri commercianti. Andate a vedere dove usano gli schiavi della premiata ditta Renzi Alfano, i novelli schiavisti. E fortunatamente qualcuno l'aveva detto anni fa, c'è un'invasione in corso. Decenni fa occuparono questo paese coi carri armati, oggi ci provano coi gommoni. E lo diceva una donna che, se fosse viva oggi, probabilmente sarebbe su questo palco, che è Oriana Fallaci, che però ci deve ricordare che non dobbiamo tacere. Tacere diventa una colpa in alcuni momenti storici, e quindi noi dobbiamo parlare, anche perché ci stanno rubando il senso delle parole, anche perché George Orwell, che i regimi li conosceva, diceva che i regimi, prima di controllare la vita delle persone, ne controllano il pensiero e le parole. E quindi ci sono associazioni e ordini dei giornalisti, ordini del cazzo, che dovrebbero essere chiusi domani mattina, che dicono che bisogna parlare di profughi, di migranti e di richiedenti asilo. Ora i numeri ci dicono che su 40.000 richieste di asilo politico fatte negli ultimi mesi, 40.000, i rifugiati politici riconosciuti come tali sono stati 4.000 su 40.000. E quindi noi non parliamo di profughi, ma parliamo di clandestini, perché clandestini sono e clandestini rimangono, e in quanto tali vanno riaccompagnati a casa con le buone maniere. Sì, perché poi non si accontentano, perché gli ospiti dell'hotel Bella Vista in Valtellina hanno protestato perché volevano gli spaghetti al pomodoro, perché gli ospiti di un agriturismo a 3 stelle nel centro della Sardegna sono andati a Nuoro a protestare perché mangiano male, poverini. Se ti trovi male qua, torna a casa tua, il mondo è grande, mangia quello che vuoi, bevi quello che vuoi, prega come vuoi, ma non in casa mia, perché se vieni qua ci vieni con rispetto, ci vieni in punta di piedi e ci vieni rispettando quella che è la nostra storia, la nostra tradizione,
e anche la nostra religione. E anche la nostra religione, lo dico qua in Piazza Duomo, dove la Madonnina ogni tanto piange per le parole di qualcuno. Ma il problema, signori, il problema troppo spesso non viene da fuori, il problema ce l'abbiamo in casa nostra, perché quando ieri Monsignor D'Avanzo, direttore della Caritas di Milano, dice che la Lega alimenta paura e razzismo, o lo dice perché non ha capito, o lo dice perché qualcuno ci guadagna con l'immigrazione clandestina. Ma fortunatamente non è tutta la Chiesa, non è tutta la Chiesa, perché io ricordo che c'è anche una Chiesa che della povertà ha fatto testimonianza di vita. Domani verrà dichiarato beato in San Pietro un grande lombardo, Papa Paolo VI, che mise in vendita la tiara papale per aiutare i bisognosi, mentre c'è qualche vescovo che va in giro con gli anelloni d'oro, e io preferisco quelli che sono poveri veramente a quelli che vanno a predicare la povertà altrui. E io sono contento di aver conosciuto, prima che lasciasse questa terra, un grandissimo uomo di chiesa che era Monsignor Alessandro Maggiolini, vescovo di Como. Che Dio ce lo riporti in terra, perché avremmo tanto bisogno di uomini come lui, che diceva che un conto è la libertà di religione e altro conto è la libertà di invasione. Invasione! Lo diceva un vescovo, lo diciamo noi. Ci stanno invadendo e noi abbiamo il diritto di esercitare la legittima difesa. Quando un popolo viene aggredito deve potersi difendere. E noi in questa piazza a Milano oggi rappresentiamo tutta l'Italia che non ne può più, perché io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese ai disabili che abbiamo qua davanti e che ringrazio per essere venuti in questa piazza in carrozzina. Il disabile vale 240 euro al mese e l'immigrato 1200. È un paese di merda quello che dà 200 euro a un disabile e 1200 euro a un immigrato clandestino. I soldi vanno a loro, non ad altri, a loro. È buonsenso, è solidarietà, perché la sinistra, quella con la villa a Cortina, preferisce fare la solidarietà a quelli che arrivano da lontano e magari 10 euro a quello che sta perdendo la casa perché gliela stanno rubando le banche sul suo pianerottolo, quello è troppo vicino e gli fa schifo alla sinistra. Mentre io aiuto prima il mio vicino di casa e poi se mi avanza qualcosa aiuto chi arriva dall'altra parte del mondo. Questo mi hanno insegnato i miei genitori e questo dovrebbe essere praticato da chi ha lo stipendio pagato dai cittadini italiani. Perché non è possibile che dal carcere di Pordenone sia evaso questa settimana uno stupratore tunisino che come prima cosa ha ristuprato un'altra ragazza. Io farei una cosa molto semplice, ti tengo in galera 2 giorni, applico la castrazione chimica e poi ti rispedisco da dove sei partito, punto, punto, perché non voglio mantenerlo neanche in galera. E per i giornalisti poco informati o disattenti, ricordo che la castrazione chimica è sperimentata già in 8 paesi europei. Lo fai una volta, non lo fai la seconda volta. Lo fai una volta, non lo fai la seconda volta. E mi piacerebbe che il governo Renzi discutesse la proposta di legge della Lega che c'è in Parlamento proprio su questo tema. Prima abbiamo sentito Genova e l'Emilia. Comuni terremotati, comuni alluvionati. È passata in Parlamento nella scorsa primavera una mozione della Lega Nord, perché noi facciamo, non parliamo, che chiedeva di non far pagare le tasse a chi ha perso la casa, a chi ha perso il negozio, a chi ha perso l'azienda sotto metri di fango. Ce l'hanno votata, ma poi se ne sono fregati, perché in Emilia, così come a Genova, dove la sinistra impera da 60 anni, gli alluvionati valgono meno degli immigrati, gli alluvionati pagano le tasse e gli immigrati stanno in albergo. Io metterei gli alluvionati in albergo e gli immigrati a spalare il fango. Proviamo a vedere
Proviamo a vedere se l'integrazione passa attraverso questa leale collaborazione fra persone per bene. Legittima difesa, dicevamo. Oggi non è in piazza un imprenditore bergamasco che è in carcere da troppi giorni perché la mala giustizia italiana, l'infame giustizia italiana, l'ha condannato a 6 anni di galera perché ha ucciso un rapinatore che era entrato a casa sua. Noi abbiamo fatto, e si chiama Antonio, che arrivino ad Antonio nel carcere di Bergamo i saluti e alla sua famiglia e l'incoraggiamento di questa piazza. E noi abbiamo presentato domanda di grazia, abbiamo presentato domanda di grazia sia al Ministro della Giustizia che al Presidente Napolitano. È vero che Antonio Monella non è un brigatista rosso, quindi probabilmente arriva un po' dopo, però io faccio appello e uso queste telecamere al Presidente Napolitano, che l'altro giorno era spasso per Milano. Io arrivo al Quirinale anche domani mattina se lui firma la grazia per Antonio Monella. Io ci vado a piedi da Milano a Roma domani mattina, ma deve fare in fretta, perché la gente che non è abituata alla galera in galera ci sta male. E quindi, Presidente, noi ci siamo. Se ti avanzano 5 minuti, noi ci siamo. È un paese strano questo, chiude 263 presidi di polizia e carabinieri in Italia perché non ci sono soldi, ma trova 1 miliardo di euro per Mare Nostrum. E noi il miliardo di euro lo userei, e anche qua se a Renzi avanza tempo fra un selfie e un gelato, c'è una proposta di legge della Lega che guarda al futuro, che vorrebbe che in Italia come in Francia gli asili nido fossero gratuiti per tutti, perché sono dei costi insostenibili per le nostre famiglie. Asili nido gratuiti per tutti quelli che non se lo possono permettere, e guarda caso costerebbe 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro, 1 miliardo di euro per mandare all'asilo nido gratis i nostri bimbi e magari far nascere qualche bambino in più, perché nessuno mi toglie il dubbio che l'immigrazione clandestina sia programmata per sostituire un popolo con un altro popolo. Ti tolgo il lavoro, ti tolgo la casa, ti tolgo i figli, e i figli li porto già belli e che cresciuti dall'altra parte del mondo. No, no, i nostri ragazzi devono poter avere la voglia di sposarsi, di guardare il futuro, di mettere su famiglia. Poi per qualcuno, io ho visto che il sindaco di Roma, Marino, che secondo me se la gioca a Pisapia come sindaco peggiore d'Italia, non so fra l'uno o l'altro che se la vince, sta facendo il diavolo a 4 per riconoscere i matrimoni omosessuali. Ora io ribadisco che la Lega è un movimento libero, di gente libera, quindi ognuno in camera da letto fa quello che vuole, non siamo noi a dover giudicare delle scelte di vita di nessuno, però la società si basa su alcuni principi che non si toccano, che ci ricordano che il matrimonio si fa fra l'uomo e la donna e i bambini vengono adottati da una mamma e da un papà, non dal genitore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 17. E penso anche che per gli omosessuali sia più importante poter lavorare e pagare meno tasse che non fare matrimoni finti, perché il furto del governo Renzi è nei confronti di tutti, eterosessuali e omosessuali, ci stanno ammazzando di tasse, perché in questa legge di stabilità non hanno tolto gli studi di settore, che è uno strumento di tortura fiscale che sta facendo chiudere migliaia di nostre imprese? Perché non hanno cambiato loro la legge Fornero, una delle leggi più infame che siano state votate in Italia negli ultimi anni? Ma la cambieremo noi, la cambierete voi con il referendum che faremo in primavera,
che sarà un democratico calcio in culo alla signora Fornero e alla sua infame legge che ha rovinato milioni di italiani. Altro che Mare Nostrum. Mettiamo la Fornero e la Boldrini su un gommone e vediamo chi se le prende. E vediamo chi se le prende. Secondo me ce le rimandano indietro dopo poco. Non se le tengono per troppo tempo. Noi siamo qua per il dialogo, per la solidarietà. Quanti di voi, alzate la mano, quanti di voi in questa piazza sono iscritti o fanno volontariato? Sulla mano. Voi vi sentite cattivi? Voi lo andate a sbandierare? Voi lo fate guadagnandoci qualcosa? Voi lo fate coi soldi degli altri? E voi non siete comunisti, molto semplicemente. Voi non siete comunisti. E quindi la bontà di chi non è comunista è un po' meno buona. Perché si sa che i comunisti sono più buoni degli altri. E vabbè. E vabbè. Questo non è la fine, ma è un inizio. Non è che stasera noi, tornando a casa sul pullman o in treno, ci diremo va che bella manifestazione. 100.000 persone in Piazza Duomo, oneste, pulite, sorridenti, un mare di bandiere. Il problema e la battaglia comincia domani, perché da domani io con tutti i dirigenti della Lega abbiamo la responsabilità di ringraziarvi concretamente per questa giornata che avete tolto agli affetti, al lavoro, alla famiglia, che vi siete pagata di tasca vostra, non come qualche sindacato che organizza le gite premio in giro per l'Italia per prendere per il culo i lavoratori. E ogni riferimento alle Camusso e dintorni è puramente casuale, evidentemente. In questa piazza c'è gente che magari per venire qua con la moglie e con i figli ha speso 70-80 euro e quindi domani che è domenica non va in pizzeria, non va a far la gita. Ma ragazzi, o siamo pronti a rinunciare a qualcosa e a mettere a rischio, a mettere in gioco anche le nostre singole persone, oppure la pizza e il Luna Park saranno qualcosa che ci dimenticheremo. Quindi a me piacerebbe che da oggi nascesse una comunità. In questa piazza nasce una comunità di gente diversa, di gente che è arrivata da Trieste, è arrivata da Cuneo, è arrivata da Roma, è arrivata da Reggio Calabria, è arrivata da Viterbo, è arrivata dalla Sicilia, è arrivata dal Friuli. Gente splendida e diversa che però pretende che chi arriva qua porti rispetto. Chi arriva da immigrato a casa nostra deve portare rispetto come hanno portato rispetto i milioni di migranti italiani, penso ai lombardi, penso ai veneti, che sono andati in giro per il mondo e non avevano gli alberghi a 3 stelle che li aspettavano in America. Perché l'immigrazione non è un diritto. Devi chiedere permesso, per favore, posso entrare in casa tua? Altrimenti se arrivi qua e pretendi, a calci nel di dietro torni da dove sei partito, punto. Non la faccio ancora lunga perché per molti di voi il ritorno a casa è lungo, però scusate. Però mi piacerebbe che da oggi, da questo sabato 18 ottobre, quando abbiamo pensato a questa manifestazione, abbiamo detto dove la facciamo? La Lega o fa le cose da matti o non le fa. Noi abbiamo detto la facciamo in Piazza Duomo. Qualcuno ha detto, ma riempire Piazza Duomo è difficile. Sindaci, guardate che spettacolo. Siete uno spettacolo, grazie. Siete uno spettacolo vero. E mi piacerebbe che oggi, fra coloro che sono in questa piazza, nascesse un patto.
A ciascuno di voi chiedo un impegno personale, un sacrificio, la disponibilità a mettersi in gioco, a mettere in gioco il proprio passato ma soprattutto il proprio futuro. Ora, se questa manifestazione convincerà qualche cretino a Bruxelles o a Roma a difendere i confini dell'Italia, vorrà dire che abbiamo avuto ragione. Se neanche queste 100.000 persone serviranno a far capire che in un paese civile le navi della Marina Militare servono per difendere i confini e non per dare una mano agli scafisti, cosa che stanno facendo. E poi c'è la TV di Stato, c'è la RAI che manda anche in onda gli sceneggiati strappalacrime e se ne fotte degli imprenditori italiani che muoiono. E poi si stupiscono se non si paga il canone RAI. Non si paga il canone RAI, punto, basta. Trasmettete qualche cosa di più interessante. Trasmettete qualche cosa di più interessante. Ebbene, dicevo che c'è Alfano. Sta passando Alfano. Anzi, mi correggo, sbaglio io e sbagliate voi, non bisogna prenderselo con Alfano, è una povera persona. Il problema ha un nome e un cognome, il problema ha un nome e un cognome. Alfano è uno strumento, la Boldrini è uno strumento, Pisapia è uno strumento, Vendola è uno strumento. Il nemico dell'Italia e dei lavoratori italiani in questo momento si chiama Matteo Renzi. Nome e cognome, Sua Maestà, Sua Divinità Matteo Renzi, è quello che è stato messo qua dagli uomini delle banche e della finanza per svendere all'estero quello che rimane dell'industria e dell'impresa italiana, e fino a che ci sarà uno di noi in vita tu non lo farai, caro Matteo. Torna pure a casa tua a ridere, a fare i selfie, ma tu le nostre imprese alle banche tedesche o americane non le vendi, non le regali, perché sono aziende nostre, frutto del lavoro dei nostri genitori e dei nostri nonni che rimarranno qua. E io aspetto con lui un confronto, un confronto. L'abbiamo chiesto a Beppe Grillo, che è un fenomeno, che è un fenomeno, che è un fenomeno, perché qualche mese fa, probabilmente guardando i sondaggi, ha detto che Mare Nostrum porta in Italia tubercolosi, non l'avevano avvisato, non era, la rete non l'aveva avvisato, il blog non gli aveva comunicato che i suoi parlamentari a Roma avevano cancellato il reato di immigrazione clandestina. Mi fate pena, mi fate pena. E noi gli abbiamo detto vediamoci per discutere di immigrazione, di euro, di tasse, e lui ha detto non mi interessa un incontro ufficiale con la Lega Nord. Io ci ho dormito bene lo stesso, ve lo dico, non ci ho perso il sonno. Evidentemente per qualcuno la diretta streaming fa comodo quando ti confronti con idee deboli, se ti confronti con idee forti come quelle della Lega, allora la diretta streaming non va più bene. E io lo dico agli elettori grillini, che sono persone per bene, a chi ha votato Movimento 5 Stelle per una politica più pulita, vi hanno preso in giro perché vi hanno fregato il voto nel nome della pulizia e poi votano tutto quello che la sinistra gli chiede di votare. Sono rossi dentro come i cocomeri, ma stanno tornando, questi hanno una paura diavola dei sondaggi della Lega. Vi chiedo di non guardare i sondaggi. Noi stiamo crescendo, ma un militante della Lega non deve mai perdere la voglia di andare in giro col volantino e l'adesivo in tasca, perché noi siamo militanti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dal primo all'ultimo dei militanti e dei dirigenti. E il sondaggio vero lo facciamo alla fine, e i conti veri li facciamo alla fine. Abbiamo un momento economico difficile sia in Italia che all'interno, e quindi io al prossimo Consiglio federale chiederò un ulteriore sforzo economico, un ulteriore contributo economico ai deputati, ai senatori, ai consiglieri regionali, agli assessori della Lega,
perché il buon esempio deve venire dall'alto. E quindi quando io chiedo il sacrificio al militante con la tessera da 20 euro, devo essere io a dare il buon esempio. Ma se tutti andiamo avanti insieme non ci ferma nessuno, non ci ferma nessuno. Una piazza come questa, se fosse piazza di violenti, adesso andrebbe in giro e sfascerebbe tutto. Noi torniamo a casa raccogliendo le bottigliette di plastica e raccogliendo le carte per terra, però da domani niente sarà più uguale. Io martedì sarò a Strasburgo e chiederò insieme ai nostri alleati, a partire da Marine Le Pen, che venga sospeso il trattato di Schengen e vengano controllati i confini, e vengano controllati i confini, perché non può essere solo l'Italia il paese dei balocchi. Io voglio sapere chi entra in casa mia, perché quel genio di Renzi dice ma il 1° novembre finisce Mare Nostrum e si chiama Triton, e chi se ne frega? Puoi chiamarlo Pippo, Pluto o Paperino, se gli cambi il nome, ma li vai a prendere in mezzo al mare, li porti in Italia restano, per noi non cambia niente. Noi diamo ancora qualche giorno di tempo al governo per fare marcia indietro, altrimenti a metà novembre, in accordo con tutti i nostri sindaci, fate arrivare un applauso a sindaci che si dannano l'anima dalla mattina alla sera. O fermano questa vergogna, comunque la chiamino, oppure andremo noi, io chiederò personalmente a ciascuno dei sindaci di darmi il nome di 30-40 disoccupati, cassintegrati del loro paese, del loro comune, che una casa non ce l'hanno, e gli alberghi che sono regalati agli immigrati che sbarcano domani mattina, noi li andremo a riempire coi nostri disoccupati, noi li andremo a occupare coi nostri disoccupati. Perché i veri profughi in Italia sono gli italiani in questo momento, altro che chi arriva dall'altra parte del mondo. E quindi andremo davanti a quelle prefetture a portare i nostri anziani, i nostri giovani che un albergo e una casa non ce l'hanno, e se diranno di no ai nostri, li denunceremo, perché i veri razzisti sono loro, e quegli alberghi ce li prendiamo noi, e le case popolari le prendiamo noi per la nostra gente. Sgomberare tutte le case popolari occupate abusivamente, neanche una moschea, e ce lo diciamo in Piazza Duomo, deve essere costruita da gente per cui la donna non vale niente. Donna e uomo hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, e se la tua religione dice qualcosa di diverso, vai a casa tua a fartela la moschea e non venire a rompere le palle qua, perché qua siamo gente per bene e le donne e gli uomini le trattiamo da persone per bene. Questo è un impegno che ci prendiamo l'un l'altro. Vi ringrazio, anche perché ho sostanzialmente esaurito le energie e la voce, e vi auguro un buon rientro a casa. E pensateci, perché non basterà questa manifestazione sicuramente importante, ma fra non molto saremo chiamati a metterci in gioco, e ciascuno di voi e ciascuno di noi sarà chiamato anche a rischiare qualcosa di suo, dal punto di vista economico, pacifico e democratico evidentemente. Però uno Stato, una dittatura come questa, perché in Italia e a Bruxelles ci sono due dittature, mi hanno detto che sono andato a trovare il dittatore Putin, io farei cambio fra Renzi e Putin domani mattina, è sicuramente molto più democratico quello che sta a Mosca rispetto a quello che viene da Firenze, non c'è il minimo dubbio. Ma l'emergenza vera è a Bruxelles, dove fan finta che ci sia la democrazia, ma dove intorno a un tavolo si raduna un manipolo di loschi, banchieri, finanzieri e affaristi a decidere come far morire di fame 400 milioni di europei per andare a comprare i loro prodotti e vendere le loro schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. L'emergenza democratica purtroppo è a Bruxelles, quindi noi l'indipendenza, il federalismo, l'autonomia la dobbiamo chiedere sia dallo Stato centrale che dall'Unione Europea. Oggi siamo 101.000, la prossima volta
non ci sarà una piazza pronta a contenerci, perché se ci sarà bisogno, la prossima volta serenamente, pacificamente, a volto scoperto, saremo buoni ma non fessi. Quindi questo è l'ultimo avviso che diamo a Roma e a Bruxelles: o fermate l'immigrazione clandestina voi, o l'immigrazione clandestina la fermiamo noi, la ferma questa piazza, qualcuno la deve fermare. E quindi, mentre ci sono palloncini ben auguranti che si liberano verso il cielo, perché questa è una manifestazione per il nostro futuro e per i nostri bambini, io vi saluto, vi ringrazio di cuore, perché ci date l'energia per combattere 24 ore su 24 per il vostro interesse, per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. La vostra presenza è la miglior riconoscenza per il nostro lavoro. Vi chiedo solo, anche se non lo conoscete, visto che siamo in una piazza per me sacra e visto che noi fra un anno e mezzo proveremo a liberare Milano da una delle calamità naturali più disastrose che si sono abbattute su questa città negli ultimi 50 anni, però quella ce la vediamo noi, non è un problema. Vi chiedo l'impegno che chi oggi è stato in questa piazza si senta come gli svizzeri. Gli svizzeri sono, da quando nascono a quando muoiono, al servizio dello Stato. La Svizzera è un paese neutrale, un paese pacifico, non è un paese di pirla. E lì il servizio militare dura tutta la vita, perché quando c'è bisogno, dai 18 agli 80 anni, dagli uomini alle donne, per difendere la propria gente, tutti sono pronti a muoversi. E quindi io chiedo a chi ha fatto lo sforzo di essere in questa piazza di prendere la mano di chi ha di fianco e non lo conosce, sia a destra che a sinistra, di tirarla su, lo possono fare anche i sindaci, e di fare un patto che chi oggi è venuto in questa piazza, lo faccio anch'io stravolentieri, chi è venuto in questa piazza è disposto a mettere in gioco se stesso per il bene e il futuro pacifico dei propri figli e dei propri nipoti, perché questa è casa nostra e in casa nostra ci vengono solo le persone per bene, tutti gli altri devono tornare a casa loro. Grazie, viva la Lega, viva tutti quanti voi e viva questa splendida piazza, esempio di solidarietà, di generosità, di accoglienza, ma di forza. O l'immigrazione la fermano loro oppure ci pensiamo noi. Grazie ragazzi, siete uno spettacolo. Viva la Lega! Milano, fatevi sentire! Più forte! La dice la canzone nasce a Napoli e certa menga minghe a tutti i tori. Sorriente Margellina tutti i popoli gli avrà cantato al mio milione di voi. Mi speri che si offenderà nessuno se parlo mancicina anche a de nu. Tutti insieme! Oh mia bella Madonnina, che te berrime de lontano, t'adore Ticinina, ti te domine Milà. Sotto ti se vive la vita, se sta mai coi mani in mano, canta in tu lontan de Napoli se muore, ma poi vieni anche a Milà. Adesso che la canzone de Roma magica venina il cupolone ruganti, se spate non del te verrova tragica, esagerenne pare un cicini, speren che venga minga la mania, de metersi a canta malano. Dai, visto che non fa abbastanza caldo, scandiamola ancora un po' questa piazza. Chi non salta un clandestino, eh? Chi non salta un clandestino, eh?
grande Matteo. Grazie Matteo, grazie, veramente grazie. Ciao Matteo. La signora rondina Lara è sempre attesa qua alla sinistra del palco, quindi se ancora non si è persa l'aspettavano qua.